Tu ami proprio la narrazione, Enrico, perché al di là della musica hai sempre comunque dato prova di grande abilità in ambito letterario, ma anche nei programmi televisivi. Cioè lo storytelling fa parte proprio del tuo DNA, immagino. Assolutamente, io dico sempre, io sono uno che ama raccontare delle storie, l'ho fatto inizialmente con la canzone e poi con i libri, con la televisione, con la radio, in tanti modi. E sì, in realtà sono molto orgoglioso del fatto che, per esempio, una storia da cantare ha portato per 7 sabati su Rai 1 un modo diverso di fare la televisione, perché io insomma non sono un presentatore classico e signore e signori ecco a voi, e io racconto delle storie inframmezzate dalla musica, per cui è stata una bella sfida, insomma un modo diverso di condurre il sabato sera in televisione, una sfida vinta. Ecco, e noi speriamo tra l'altro di rivederti presto anche nella dimensione live, dove ti abbiamo apprezzato in diverse occasioni. Io ricordo, ho avuto il piacere di presentarti in un concerto diversi anni fa nella provincia di Fermo e notavo questa complicità con il pubblico davvero incredibile, c'era proprio un'atmosfera fantastica, riesce a creare grandissima complicità. Ma sì, insomma, è la cosa per la quale è il mio sogno dell'infanzia che si è realizzato, è stare sul palco. Il concerto è una cosa irripetibile. Io dico sempre, fino a che non riparte la musica, non è ripartito nulla, perché un concerto è condivisione, comunione di intenti, affinità tra chi sta sul palco e chi sta sotto, insomma... È una cultura, divertimento, è tante cose, per quello sono ovviamente, insomma, spero veramente di tornare al più presto a calcare le assi di un palcoscenico. Speriamo che dopo appunto l'apertura di Sanremo, no? Come hai detto tu, che ti ho sentito l'altro giorno, certo. Si riaprono i teatri. Lì tanto per citare me stesso, il bivio, perché se fanno il Festival di Sanremo, chi è stato a Sanremo sa, insomma, che dietro al palco ci sono dei camerini piccolissimi, corridoi strettissimi, ci sono centinaia di persone, mentre se viene dietro al mio palco in un concerto ci saranno una decina di tecnici, peraltro ognuno al suo posto, che fa il suo lavoro. Quindi, e questo vale per tutti, per il teatro, per il cinema. Noi siamo una categoria con centinaia di migliaia di persone che sono state dimenticate, sono state umiliate, che stanno soffrendo, perché il problema non sono i cantanti che bene o male non stanno morendo di fame, sono i tecnici, sono i macchinisti, sono i costumisti, sono tutti quelli che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo, che non sono tutelati perché virtualmente, insomma, il Ministero della Cultura e dello Spettacolo non c'è, e in più, insomma, ci sono stati momenti veramente sgradevoli, va detto, insomma, la famosa frase "i cantanti che ci fanno tanto divertire" è una frase molto grave, perché sì, denota sì, totale non conoscenza del tema. Vero. Speriamo di rivederti presto in un palco e noi saremo lì sotto. Ti verremo a trovare sicuramente. Grazie, certo. Enrico. Grazie, in bocca al lupo per tutto. A tutte le marche e a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Grazie, buona serata. Ciao.